Questo è veramente un punto panoramico eccezionale. Il centro storico, la città nuova e poi l'arco dei monti, Alpi Marittime e quindi lo sguardo sulla montagna, sulla pianura e sull'altro versante sulle Langhe. È un punto panoramico notevole. Nessuno immagina che in Fossano ci possa essere un punto panoramico di questo livello, levatura, di questa godibilità. Il castello nasce nel 1300 dopo l'atto di dedizione da parte del comune di Fossano a Casa Savoia, nella fattispecie al ramo Acaia, infatti è il castello Principi d'Acaia. Il castello per due secoli e mezzo almeno è unicamente il sistema difensivo della città di Fossano, quindi un castello a difesa in cui alloggia esclusivamente la truppa per la difesa della città. Successivamente passa sotto casa madre Savoia. Il Fossano e il suo castello diventano centri importanti per l'espansione di Savoia verso la Liguria e poi verso il Nizzardo, come tutti conosciamo. Quindi il palazzo è quello significativo perché è centro militare ed è centro del potere. Unica stanza affrescata, diciamo una testimonianza del momento del Palatium, quindi del Cinquecento. Questi sono affreschi di Giovanni Carracca, pittore della corte sabauda. In centro lo stemma di Carlo Emanuele I e nel nodo cosiddetto d'amore le due C incrociate sugli angoli dello scudo di Carlo Emanuele I, Carlo Emanuele, Caterina d'Austria. E questa è sicuramente una testimonianza. Carlo Emanuele I, l'infanta di Spagna, sicuramente dormirono qui nel loro viaggio di nozze esattamente il 21 luglio 1585. Il castello degli Acaia effettivamente è un castello di libri, un castello di attività culturali, perché diciamo viene letto e ormai recepito dalla cittadinanza come il motorino di tutte le attività culturali, manifestazioni, sport, turismo della città di Fossano e, ripeto, è pur sempre un bel biglietto da visita.